Eccoci qua, dopo prove e riprove per questo video forse riusciremo a giungere a un termine, penso che da quando Forse. abbiamo cominciato mi è cresciuta la barba. Insomma, volevamo dire che siamo stati fermi un anno dall'ultima avventura, quella in motocicletta, che volevamo portare avanti un nostro desiderio, volevamo la tenda da tetto sulla macchina. Oh, l'abbiamo cercata, abbiamo guardato usato, abbiamo guardato il nuovo, Air Camping, Baguette. Giolina, poi cosa avevamo guardato? Avevamo guardato anche quella della Ma di Decathlon, tutto. di tutto e di più. Poi si è presentata un'occasione, come se fosse il destino, è arrivata Carolina. La maggiolina. È una maggiolina un po' anziana, Sì. diciamo, che però porta Oh. benissimo la sua età, i Sì, anche suoi perché anni li porta proprio molto molto ha bene. lavorato pochissimo, per cui è ancora energica. E quindi abbiamo dovuto anche un po' camperizzare la macchina, togliere quello che non ci serviva, aggiungere quello che ci poteva servire e allestire un po' il tutto quanto dentro per darci la possibilità di essere più autonomi possibile. Come prima E esperienza, direi che tutto sommato è andata che è una meraviglia. sì, tornerei via subito. Sì, assolutamente. Ma anche poco in campeggio, molto più Esatto. in, come si dice, Free. free carry. Camping, free Nei camping. prossimi video, appunto, vi faremo vedere come abbiamo trascorso le nostre E abbiamo vacanze. potuto vedere anche cosa c'è che non va, perché è vero che è andato molto bene, però ci sono delle cose che non vanno, sono un pochino da migliorare, rendere un po' più Agevole. agevole, confortevole, Sì. creare qualche riparo in più, che poi quest'inverno ci mettiamo all'opera, non vedo l'ora. Facciamo tutti dei cosi, dei teli, delle Che poi siamo già cose. stati molto bravi, perché c'è chi ha costruito il mobiletto della cucina, c'è chi con la macchina da cucire fa tutte le tendine, le varie tasche, le varie cose. Wow. Sono stati da fare e ci daremo ancora da fare per mettere a posto gli eventuali miglioramenti. Sì, esatto, quindi ci sarà da lavorare quest'inverno. Diciamo che i prossimi video sarà un po' una sorta di camping life delle nostre vacanze, nel quale oltre a vedere comunque i posti che abbiamo visitato, vedrete anche qualche cosina della maggiolina e della camperizzazione. Come abbiamo preparato, com'era il nostro campo base. Bene, coi coi coi. Yatti! Eccoci qua. Eccoci qua. Abbiamo visto che comunque Li ne metto tutti alla approfitto fine per perché grattarmi un sono po' perché bellissimi. queste zanzare mi stanno massacrando, bisogna che tagliamo corto perché sennò non ne esco vivo. Vai. C'hai più un cazzo da dire te? No.